Lode e gloria a te, Signore, Dio mio. Prima di leggere il messaggio, per favore, recitate questa preghiera per il dono dell'illuminazione. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Gesù, coprimi con il tuo preziosissimo sangue, riempimi di Spirito Santo di modo che io possa discernere se queste parole vengono da te. Rendimi umile nello spirito, accogli le mie suppliche con misericordia ed apri il mio cuore alla verità. Amen. Domenica 15 maggio 2011 alle ore 17. Rifiutate l'attività dello spiritualismo della New Age. Mia amatissima figlia, io sto invitando tutti i miei seguaci a denunciare l'attività del movimento New Age che ha attanagliato il mondo. Il cristianesimo è sempre stato l'obiettivo primario di Satana. Siccome lui è molto furbo, cercherà di sedurre costantemente quelle anime vuote e spiritualmente perse. Egli cercherà sempre di presentare le sue menzogne nascoste dietro ciò che sembra essere amore. Successivamente cercherà di controllare le menti dei miei figli servendosi di antichi espedienti pagani volti a liberare le loro menti dal cosiddetto stress della vita moderna. Ma state attenti, voi che soccombete alle pratiche che pretendono di portare il vostro stato mentale ad una fase d'oblio in nome della meditazione. Non appena permettete che la vostra mente venga controllata in questo modo, Satana e i suoi demoni potrebbero invadervi così silenziosamente che non ve ne rendereste conto, tanto sarà spianato il passaggio. Evitate anche pratiche spirituali, compreso l'uso dei tarocchi. Numerosissime anime al mondo sono affamate di una guida spirituale. Nel tentativo di dare un senso alla propria vita, si stanno lasciando risucchiare inconsapevolmente in pratiche che risalgono al paganesimo. Qualsiasi falso dogma vi induca a credere che la pace nel vostro cuore e nell'anima possa essere raggiunta attraverso delle pratiche spirituali deve essere sempre evitato. Imparate a riconoscerle per quello che realmente sono: l'uso dei cristalli, della meditazione, del reiki, dello yoga, dei tarocchi e la credenza negli spiriti guida, nella metafisica e nei cosiddetti santoni. Sono lì per indurvi a credere in una esistenza superiore, alternativa, al di fuori di quella creata da Dio. Dio, il Padre Eterno. Avvertimento riguardo ai maestri ascesi. Molti di voi oggi stanno cercando incessantemente il conforto spirituale nella pratica di seguire i loro angeli, ma devono stare attenti anche al fatto che quando si fa cenno al termine maestri ascesi, potete essere certi che questi angeli non vengono dal cielo. I maestri ascesi, figli miei, sono degli angeli caduti e vengono dalle tenebre, eppure vi verrà detto, e quindi voi ne sarete convinti, che vengono dalla luce. Se lasciate subentrare nella vostra vita tutto questo spiritualismo pagano, esso alla fine
ti trascinerà giù negli abissi delle tenebre. Quando meno ve lo aspettate, Satana starà molto attento al modo in cui presenterà queste oscure menzogne. In ogni momento vi verrà detto, e voi ci crederete, che queste sono tutte cose buone. La maggior parte di tali pratiche vengono presentate come buone per la propria autostima, la fiducia ed il controllo della propria vita, ma tutto ciò è una menzogna. Queste pratiche non solo vi allontanano dalla verità, ma vi portano a una indicibile miseria una volta che gli spiriti del male entrano nella vostra anima. Quale diretto risultato di tali pratiche? La Bibbia avverte dei pericoli della magia. La verità non potrà mai essere adulterata. Gli insegnamenti tramandati all'uomo nella Sacra Bibbia avvertono l'umanità circa i pericoli della magia, della divinazione e della adorazione dei falsi dei. Nel mondo d'oggi queste pratiche vengono presentate come innocue e necessarie. A causa della natura docile delle anime, molte di loro saranno attirate in modo naturale dalle pratiche della New Age, a causa della falsa facciata d'amore che trasudano. Niente potrebbe essere più lontano dalla verità. Avvertimento riguardo alla devozione fanatica per gli angeli. Ricordate, è Satana ed i suoi angeli caduti che vi hanno coinvolti attentamente ed astutamente in queste insospettabili menzogne. Quanto a quelli tra di voi che promuovono una devozione quasi fanatica nei confronti degli angeli, io ho questo da dire. Perché non proclamate prima di tutto la parola di Dio, il mio eterno Padre? Questa ossessione per gli angeli non è solo un'altra forma di idolatria, no? Sì. Voi naturalmente pregate per chiedere l'aiuto dei santi angeli, tuttavia fatevi sempre questa domanda. La vostra devozione agli angeli è a scapito del vostro amore per Gesù Cristo, il Figlio di Dio, oppure per Dio, il Padre Eterno? Se è così, allora voi offendete me, il vostro divino Salvatore Gesù Cristo. Ora, aprite gli occhi alle menzogne del cosiddetto spiritualismo. Gli angeli che attirate partecipando a tali pratiche non verranno dal cielo o dalla luce. Essi sembreranno venire dalla luce, ma quello è l'inganno che Satana ed i suoi demoni usano per camuffare abilmente le loro azioni. Ricordate un'ultima lezione. Mascherate le vostre pratiche pagane quanto vi piace, tanto da farle apparire come se steste rendendo omaggio alla divina luce del cielo, ma sarà una menzogna. La menzogna di coloro che vi convinceranno a seguire questo bizzarro cammino verso un cosiddetto reame spirituale, al di fuori di quello del Padre mio, vi porterà talmente vicino a Satana che oltre un certo punto non ci sarà più alcun ritorno. L'unico divino regno d'amore che esiste al di fuori di questa terra è il cielo. Qualsiasi altra cosa vi sia stata raccontata è falsa. Satana però vuole farvi credere che esiste. La realtà è che sta trascinando tutte quelle anime ignare e superstiziose nelle tenebre dell'inferno, con lui e con tutti gli angeli caduti, e tutto in nome del falso amore. Vi prego di ricordare che l'amore, il vero amore, può venire solo da Dio, il Padre Eterno. Il vostro amorevole Signore
il Salvatore, Gesù Cristo. Sia lode e gloria a te, Signore, Dio, Dio mio. Tu sei il mio Signore. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte. Il tempo, infatti, è vicino, è vicino, è vicino.